Non mi hai ancora chiesto scusa, Alex. Senti, riguardo alla scorsa stagione, le cose mi sono sfuggite di mano. Se tornassi indietro... Guarda, per quello che vale, mi dispiace. Forse ti ho giudicato male, Alex. A posto, amici come prima. Sushi? Aspetta, ce l'avranno il sushi in Giappone? Perché perdo tempo con te? La ringrazio, mister. E divertiti. Anche lei. Grazie. Kosame furu yoru wa naze ka samishikute shinmiri anata to. Meno male, siamo in due. Il fuso. Già. Come si fa a non riuscire a dormire pur essendo così stanchi? Non ne ho la minima idea, guarda. È stato bello scendere in campo con te. Anche se non abbiamo vinto. Quella coppa pesava una tonnellata. Sì, certo. Intontita dal fuso? Da quello e da una telefonata che... E allora? Dicono che ho giocato bene per avere solo 16 anni e... Sono nella squadra qualificata ai mondiali! Grande! Sono fiero di te. Grazie, fratellone. Scusatemi, devo rispondere. Okay. E poi si va a fare festa. Sì. È notte fonda qui. Dubito che dormissi. Com'è Tokyo? È vero, non dormivo. Sì, Tokyo è... diversa. Bella. Anzi, è fantastica. Mia sorella Kim è stata convocata nella squadra qualificata ai mondiali femminili. Ha solo 16 anni, vero? Mm-hmm. Wow, sapevo che era in gamba, ma è incredibile. Falle le congratulazioni da parte mia. Sì. Scommetto che sei fuori dalla gioia. Oh, e adesso non dovrai preoccuparti di quel progetto scolastico. Stai scherzando? Devo ancora scegliere un college e diplomarmi e diventare indipendente. Ma non lo so, per ora sembra tutto così lontano. Sì, deve essere stressante tutto questo successo. È un vizio di famiglia. Chiudi il becco, spostati. Allora... Terry, eh? È bello avere un fratello vincitore della Champions. Sì. Sì, è davvero stupendo. Non può essere così male. Non ci parliamo da quando è andato in Italia. Non che mi manchi. Quando eravamo piccoli, papà ci faceva allenare uno contro l'altro. Lui crossava e noi tiravamo in porta. Io avevo 10 anni e Terry era un 18enne grande e grosso. Diceva che mi avrebbe temprato. E così mi faceva a pezzi, ero sempre malconcio. Pensa che a volte facevo fatica a tornare a casa. Guardati ora, però.
Nella Premier sei un pezzo grosso. Certo, sì. Alex, come sai, la mia parola ha un valore. Quando faccio una promessa, la mantengo. Dimmi, come te la cavi con lo spagnolo? Sì, così così. Ho imparato qualche frase l'anno scorso. Possiamo lavorarci. Devi capire che se c'è una cosa che i tifosi dei Blancos apprezzano più dei trofei, è un giocatore che cerca di parlare la loro lingua. I Blancos? Blancos, ho capito bene. Come ho già detto, sono una donna di parola. Abbiamo un contratto di 5 anni con il Real Madrid. L'Atletico ha accettato l'offerta. A malincuore, aggiungerei. Ma la quota di trasferimento ha aiutato. Adesso manca solo la tua firma. Beh, non so cosa dire. Consiglio di non dire nulla fino all'annuncio ufficiale. Ci vediamo tra 48 ore quando rientri in Europa. A quel punto finalizzeremo il tutto. Sembri su di giri. Che posso dire? Sono contento per la mia sorellina. Andiamo a festeggiare. Sì, è notte fonda a Tokyo, ma che importa? No, andate pure voi, io sono distrutto. Aspetta, non è da te, ti senti bene? Sì, certo, come sempre. Come vuoi. Ok, ci vediamo. Ci vediamo. Ehi, è per quella storia di Terry? Come? No, no, davvero, solo che sono stanco per il fuso e tutto il resto. Mi sento KO e voglio andare a dormire. Ok. Ok? A domani sì, allora. Sì, 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 a domani. Benvenuti. Dobbiamo dimostrare di essere ancora una volta il miglior club che abbia mai partecipato. Annunciamo oggi la firma di un contratto di 5 anni con Alex Hunter. Alex diventerà un elemento chiave del Real Madrid andando a potenziare il nostro reparto offensivo e contribuirà al successo della squadra. Alex, Alex,
que se siente al firmar por el mejor club de la historia. Es verdad que eres del Madrid desde pequeño. Muchas gracias. Bienvenido, Alex. Bienvenido. A ti por venir. Es un muy gran honor. Sí, lo haces genial. Estar aquí. Eres bueno, tío. Aquí. Aquí. Eso es. Alex, sigue. En Madrid. Sí, eso es. Con Madrid, todos ustedes. El pueblo de Madrid. En la camisa de Madrid. Gracias, Alex. Sí, muy bien. A la Madrid. Alex, por favor, per favore. Alex, hai già dimostrato il tuo potenziale in molti altri club. Ma come pensi di gestire le pressioni del Real Madrid, il club più famoso al mondo? E soprattutto le aspettative dei fan di vincere la Champions League ogni anno? Sì, è molta pressione. Questa è una buona domanda. Come reggo la pressione? Aiutando la squadra a vincere la 14ª Coppa. Non suele bastare questo? Aguantarás la pressione? La pressione è inevitabile in questo club, è il Real Madrid. Ma è così che si fa la storia. Pensi di riuscire a lasciare il segno in questo club? Visto il livello dei giocatori con cui dovrai confrontarti. Spero proprio di poter lasciare il segno. L'idea sarebbe quella. Farò del mio meglio per vincere con questa squadra il primo trofeo importante della mia carriera. Un'altra domanda, per favore. Alex, da questa parte, per favore. Un sorriso, grazie. Grazie. Hai la mano. Ora conquista il diritto di indossarla. Por aquí, Alex, por aquí, una foto. ¿Estás contento, Alex? Alex, una foto. Top Jaguar. We look for heaven, but it's not this. We look for heaven, but it's not this. Walking closer to sun's shoes. Cold in the afternoon. We look for heaven, but it's not this. We look for heaven, but it's not this. I've been dreaming all my life, been looking for that new thing. Look for heaven, but it's not this. Llegamos. Il destino chiama. Non montarti la testa. Alex, parlami. Due anni fa ero un ragazzino senza un contratto. E ora tutti mi dicono che sono il nuovo Ronaldo. Non sembra vero, capisci? Alex, sta diventando una star. Ma sta succedendo tutto così in fretta. Ripensa a come hai affrontato la conferenza stampa. Es verdad, Alex. È un onore aver firmato con il Gran Real Madrid. Sembravi un madrelingua. Hai già conquistato i fan senza aver nemmeno calciato un pallone. Ha ragione, è vero. Ti basterà andare là fuori e fare quello che sai fare meglio. Nella Liga dobbiamo dominare. E nella Champions League dobbiamo dimostrare di essere ancora una volta il miglior club che abbia mai partecipato. È importante partire bene in entrambe le competizioni. Mettiamoci al lavoro. Anton, benvenuto in squadra. Grazie, amico. Io sono già. È un piacere. Loro sono i preparatori con cui lavorerà. Perfetto. Sinceramente, per ora sto cercando di ambientarmi. Siamo qui per questo. Per insegnarti lo stile del Real Madrid. Iniziamo con un 11 contro 11. Anton e Joe con le rispettive squadre. Giocherai un tempo con ognuno. Va benissimo.
Muoviamoci. Vai, 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 vai.
Right.
Bueno, è deciso. Far circolare la palla è fondamentale per un attacco efficace. Sì, me l'hanno detto. Se non facciamo girare la palla con determinazione, molto presto finiremo indietro, in difesa. E se proprio lo vuoi sapere, io odio quando ci ritroviamo costretti a difendere. Apri la porta! Non me lo dire, Joe, anch'io. Something before you had nothing. I don't want to care.